Cari amici, buongiorno. Eccoci di nuovo qui per una nuova raccomandazione di lettura. Stavolta parliamo di un romanzo di Beppe Pettoliere, Giannina, edito da Elliot. C'è un aneddoto personale, probabilmente non ha molto a che vedere con con le impressioni di lettura, però ha a che vedere con una coincidenza molto molto particolare. Leggendo questo libro, Giannina, una donna che nasce e cresce in un quartiere popolare di Napoli, la Sanità, più precisamente in via Luigi Settembrini. Ora, la coincidenza è che via Luigi Settembrini è la strada dove è nata e cresciuta anche mia madre, no? Quindi probabilmente questa Giannina, che è realmente esistita, ha anche conosciuto mia madre. Quando ho letto questo libro, ho rivisto quelle scene, poi c'è un'altra coincidenza. Giannina faceva la sarta, mia madre faceva la camiciaia per vivere dopo guerra, no? Quindi, leggendo questo libro, quindi, ho rivisto quelle scene. A parte queste questioni meramente personali, il libro ci fa entrare in quei vicoli, ci fa vivere la vita dei popolani napoletani. E ci fa capire l'orrore e l'oppressione della guerra e la liberazione dopo guerra, ci fa vivere quei momenti, e quindi è un romanzo popolare, storico perché ambientato in un periodo storico neanche tanto lontano, ed è narrato benissimo. Si raccontano delle vicende di Napoli durante e dopo la guerra che di solito noi leggiamo magari su qualche libro di storia. Ebbene, qui sono nel romanzo e si vivono, non si leggono come semplice cronaca, ma si vivono come fatti che poi ci sono vicini. È una scrittura amica, quella di Beppe Pettoliere, una scrittura che ci invita alla lettura e ci invita a conoscere questo personaggio meraviglioso che è Giannina. Ci sono alcuni passaggi del libro che sono in dialetto napoletano. Questo, per chi non conosce quel dialetto, potrebbe sembrare, insomma, una difficoltà, no? Ma non lo è, perché sono molto limitati, una o due righe quando al massimo, no? Quindi si va avanti senza difficoltà. Vediamo che ci dice la quarta di copertina. Dopo la morte del padre, Giannina, sua madre e la nonna vivono distenti in un basso del cuore di Napoli. Lo zio Gino, quando gli affari vanno male, si aggrega a loro aggiungendo miseria a miseria. Giannina cresce nella strada dove vive Andrea, il figlio dell'avvocato Grisanti, e Nicola, figlio di Carluccio, il carbonaio. I due sono entrambi interessati a lei, ma lo dimostrano in modo diametralmente opposto. Il primo la osserva da lontano, il secondo la insegue. Gli anni passano e arriva la guerra con il suo carico di privazioni e paura. Andrea viene ricercato dalla polizia per aver diffuso materiale antifascista ed entra in clandestinità. Mentre Nicola, ragazzo inquieto e da sempre poco avvezzo al rispetto delle regole, viene attratto dall'ambiente della malavita camorristica. Tra i ragazzi si intreccia un triangolo d'amore e rivalità che sembra non trovare soluzione, finché non sarà Giannina a scegliere il proprio futuro. Beppe Pettoliere, di Napoli, del 67, vive a Latina, dove insegna materie letterarie in un liceo artistico. Ha lavorato come educatore di strada presso l'Associazione Quartieri Spagnoli e ha già pubblicato un altro romanzo, Inseguendo la Pantera, edito dal 5 marzo. Leggiamo parte dell'incipit. Gianni, vamo a cattà 10 spingole francese alla Zararella. Giannina era nata il 26 agosto 1924, ma all'anagrafe risultava venuta al mondo il 29 settembre dello stesso anno. Era d'uso, infatti, a quei tempi, denunciare le nascite con una certa comodità, non tanto dovuta alla rinomata facilloneria del popolo napoletano, quanto al fatto che la maggior parte delle donne partoriva in casa,
e prima che vi fosse modo di recarsi agli uffici comunali per la dovuta registrazione, ci voleva il tempo che ci voleva. Si rubava così una manciata di giorni al destino? Nessuno se l'era mai chiesto, perché in sostanza la cosa non interessava più di tanto. La vita, arrivati a un certo punto, stancava. Era di gran lunga più faticosa di quanto lo sia ai nostri giorni. Molti, in quei tempi di miseria, avrebbero volentieri barattato qualche mese della propria vita con un piatto di maccheroni al ragù, con in cima un bel pezzo di carne fumante. Di Peppe Bettoriere, Giannina. Ne raccomandiamo la lettura. Arrivederci.